Ciao, bentornati sul canale. Come prima cosa, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, cliccate sul pulsante qui sotto così mi aiutate a crescere e se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, vi metterò qui il mio account. Detto questo, partiamo subito con il video sui consigli per convivere barra combattere l'allergia ai pollini. Premessa, io non sono un medico, questi consigli li ho presi un po' da internet parecchi anni fa, soffrendo io di allergia ai pollini. Li ho messi quindi in atto, ho visto che con me funzionano e quindi ho deciso di condividerle con voi nel caso in cui non li sapete già. Consiglio numero 1. Lavate i capelli se uscite di casa. Ok, detto così sembra una cosa un po' da pazzi, nel senso che ovviamente la gente si lava normalmente i capelli, però quello che vi consiglio io è se voi passate parecchie ore fuori casa, per esempio un'oretta, 2 orette e state fuori all'aperto, i pollini vi si appiccicheranno sui vostri capelli, quindi anche se magari li avete lavati il giorno prima, voi avrete dei simpaticissimi amici pollini sui capelli che vi creeranno, vi aumenteranno la vostra allergia. Quindi il consiglio che vi do io e che faccio io a mia volta è se rimango tante ore fuori per necessità, quindi se per forza devo stare parecchie ore fuori in giardino, quando torno dentro la prima cosa che faccio è fare una bella doccia, lavare bene bene i capelli e così ho eliminato da tutto il mio corpo, ma in particolare dai capelli, i pollini. Consiglio numero 2. Asciugare l'abbigliamento e le lenzuola in casa. Questo perché se voi lasciate asciugare lenzuola, abbigliamento intimo, qualsiasi cosa fuori casa, nonostante ci siano magari delle belle giornate di sole, i pollini si andranno ad appiccicare al vostro abbigliamento, così come fanno sui capelli, e in questo modo voi dormirete poi nel letto super carico di pollini, di allergia. Vi metterete addosso indumenti che contengono tantissimi pollini perché sono rimasti appunto fuori all'aperto. Quindi quello che vi consiglio io è appunto di tenere le cose in casa, asciugarle in casa o meglio se avete l'asciugatrice in modo tale che si asciugano ancora prima e così eliminerete almeno un po' di allergeni anche per quanto riguarda l'abbigliamento. Consiglio numero 3. Tenere chiuse le porte e le finestre. Per quanto ci possano essere queste giornate bellissime con la primavera, con il sole che scalda, è importante, o almeno può aiutarvi, tenere le porte e le finestre quanto più possibile chiuse. Questo perché se no, se c'è magari anche del vento, i pollini vi entrano in casa e l'allergia vi distrugge. Quindi quello che faccio io è di tenerle chiuse il più possibile, magari lasciare aperta solo quella del bagno con la porta del bagno chiusa e poi quando sono più o meno le 4, 4 e mezza di sera aprire, arieggiare un'oretta e poi richiudere tutto di nuovo. Questo lo faccio solitamente nel mese di aprile e maggio, che sono per me i mesi più carichi di allergia. E poi, quando l'energia è passata, via libera, tengo aperto tutto dalla mattina alla sera. Però questo potrebbe essere una cosa che vi aiuta moltissimo. Consiglio numero 4. Sciacquare il viso con acqua ghiacciata. Se voi avete tantissima allergia, magari siete rimaste fuori, avete un sacco di allergia, vi dà fastidio il naso, io ho trovato tantissimo sollievo nel sciacquarmi immediatamente la faccia con dell'acqua congelata. Quindi vado in bagno, metto l'acqua sulle mani e più volte sciacquo il viso con acqua appunto fresca, il più fredda possibile. E questo ho notato che mi va tantissimo a bloccare leggermente sull'istante l'allergia. Ovvio che se avete un'allergia super forte non fa miracoli, però sono dei piccoli consigli che magari possono aiutarvi a contrastare un po' l'allergia ai pollini. Consiglio numero 5. Attenzione al pelo degli animali, soprattutto se stanno fuori casa. In che senso?
L'animale, stando appunto in giardino, corre, va dappertutto, ovviamente è lo stesso principio delle lenzuola lasciate fuori ad asciugare, o di noi che andiamo fuori e stiamo un'oretta in giardino. Quindi nel pelo dell'animale si attaccheranno anche lì, ovviamente, i pollini, quindi magari avere un'accortezza di lavare l'animale almeno una volta alla settimana, così da togliere bene i pollini dal pelo. O magari se avete l'allergia, anche se non siete allergici al pelo degli animali, come nel mio caso, magari in quei mesetti cercare di tenere l'animale poco in casa, cercare magari di stare voi distanti dall'animale, perché io ho proprio notato questa cosa che non appena io ci sto vicina all'animale e gioco magari parecchio con lui, lo accarezzo, dopo un po' inizio a starnutire come una pazza. Questo perché facendo questo movimento sul pelo del nostro animale, i pollini svolazzano in giro. Li inaliamo e quindi ci viene l'allergia. Quindi questi erano i miei 5 consigli. Vi ripeto, non sono un medico, quindi non attaccatemi dicendomi che sono cose da pazzi. Ovviamente ognuno si deve sentire il proprio medico nel caso in cui abbia l'allergia. Queste sono soltanto delle piccole tip che io ho trovato sul web, ripeto, molti anni fa, che con me funzionano, che mi aiutano un minimo a riuscire a contrastare la mia allergia ai pollini. Quindi, se fa piacere anche a voi, provate questi consigli e fatemi magari sapere qui sotto se anche con voi hanno funzionato. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e anche al mio Instagram per rimanere sempre aggiornati. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!